come previsto da tutte le sigle sindacali a livello nazionale. Aprirà domani il nuovo punto clienti di Estra in piazza Gramsci. Ci sarà anche un elimina code intelligente che garantisce la priorità di accesso alle persone diversamente abili e alle donne in gravidanza ed è in grado di semplificare e velocizzare le operazioni di sportello e il servizio. Un'azienda che con l'apertura di questo nuovo store a Siena onora questo territorio, si esprime al meglio per il servizio di prossimità che vuole offrire ai propri clienti, che per Estra sono dei veri e propri cittadini. Estra si prende cura del territorio perché il territorio si prende cura di Estra. È una grande azienda che continua a crescere e di questo dobbiamo ringraziare dai nostri operai, ai nostri impiegati, ai nostri bravi dirigenti, ma soprattutto anche gli amministratori che l'hanno fatta nascere e crescere fino a questo punto. Mi riferisco al vostro Piazzi che ha assicurato una guida solida e competente e questa risposta ulteriore in questo territorio lo dimostra. Gentilezza, cortesia, uno spazio accogliente. Eventualmente ci fosse da fare un po' di attesa, poltrone comode, musica, wifi. Insomma, un luogo dove si viene a ragionare con Estra in amicizia e dove Estra vuol dimostrare la vicinanza al proprio territorio e la cura dei propri clienti. Noi siamo un'azienda che sta su un mercato che è molto duro, ogni giorno clienti ci abbandonano, ogni giorno clienti entrano, quindi dobbiamo avere una cura quasi maniacale del cliente e cura del cliente vuol dire accoglierlo in un luogo luminoso, aperto, amichevole. Questo è quello che abbiamo voluto fare anche per Siena. Questo è l'11° store che apriamo, ne abbiamo già aperti altri in altre città. A Siena ci è voluto un po' più di tempo perché questo è un palazzo censito, quindi modificare, mettere fuori una vetrina ha richiesto, diciamo, un tempo autorizzativo un po' più lungo. Ma questa attesa non è stata spesa male perché nel frattempo abbiamo fatto l'esperienza degli altri store e, come dire, abbiamo corretto anche quello che c'era da correggere, quindi è arrivato in un momento di massima maturazione anche nella progettazione. Sono molto soddisfatto, è una cosa buona, bella per Siena, è una cosa molto importante per Est.